la promozione di un territorio all'estero? Beh, sicuramente sì, questo è un evento unico, mai una squadra di uno sport minore a Salerno ha avuto accesso a una Champions League, tra l'altro in una cornice che è quella di un territorio che si può offrire in questo momento a questi visitatori. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per un momento anche di internazionalizzazione, internazionalizzazione che non sempre significa solo export, significa accoglienza, significa vendita del territorio, e anche attraverso questi eventi noi crediamo sia possibile far apprezzare le grandi ricchezze di questo territorio. Siamo con Guido Arzano, presidente della Camera di Commercio di Salerno. L'Intertrade ha lanciato queste ragazze in un contesto internazionale, questo è un modo anche per guardare al futuro? Beh, sicuramente questo è un modo per esportare il nostro territorio anche rispetto a chi per altri motivi, questa è un'opportunità o una scusa o un pretesto, quello dello sport, che viene a visitare il nostro territorio. Quindi è un'azione di internazionalizzazione forte, tra l'altro per un evento unico che è quello della Champions della Handball Salerno. Mai capitato che negli sport minori ci fosse un accesso a una competizione europea, abbiamo voluto sfruttare questa occasione, e sfruttare è proprio il termine esatto, per far conoscere il nostro territorio, ma soprattutto per far conoscere le nostre eccellenze. Quindi sport che vuol dire anche per i giovani socializzazione e incontro con nuove culture? Beh, sicuramente lo sport è uno dei veicoli fondamentali, essenziali, che riesce a mettere i giovani, soprattutto i più giovani, io dico, in contatto con mondi nuovi, con culture nuove, con idee che non sono idee malsane, ma che sono idee di salute, idee di gioco, idee di sportività. Un augurio per questi ragazzi. Ma un grande in bocca al lupo, speriamo di farcela. Un confronto dal respiro internazionale, una bella vetrina per queste ragazze che sono poi anche di talento. Ma sì, è un'esperienza importante per la squadra, ma così per la società, quello di confrontarsi comunque con una competizione di blasone come quella della Coppa dei Campioni, l'opportunità di affacciarsi in Europa e capire la pallamano che conta, come, insomma, come funziona. Quali sono i talenti su cui puntate? Ma diciamo che dal punto di vista tecnico noi, diciamo, affronteremo questa competizione con lo spirito di capire dove poter arrivare. In questo momento il divario è ancora importante, però cercheremo di fare un piazzamento buono, utile a essere ripescati in una fase buona della Coppa delle Coppe. Qualche pronostico? Ma io do come favorito il Rostov, la squadra russa sicuramente, insomma, credo che la finale sarà forse Rostov-Vardar, presumo. Come vi diranno più avanti gli interventi, la partecipazione dell'Italia a questa importante competizione ha merito la squadra della Unione di Salerno non solo di riportare il nostro paese. Se siete d'accordo, io cederò la parola al Presidente.